Non è facile parlare del rapporto tra politica e società oggi, e ancora meno parlare del rapporto tra politica e giovani, perché la politica stessa ha assunto un significato negativo, difficile da dire. Oggi quando si parla di politica si pensa immediatamente a una cosa sporca, una cosa negativa. I politici sono per definizione dei poco di buono. Chi fa politica fa qualcosa di, come dire, neanche negativo, qualcosa di più, insomma. I politici sono ormai una categoria delegittimata. E così anche la politica. Vi do un po' di dati, scusate la mia deformazione professionale, le mie ricerche, le mie indagini. Oggi i politici, gli uomini politici, godono, per modo di dire, della fiducia del 6-7% degli italiani, i partiti lo stesso, anche perché politica, cioè partiti, uomini politici e partiti sono identificati. Il problema è un altro, che anche lo Stato risente di questa delegittimazione, cioè la fiducia nello Stato è molto bassa, poco più del 10% degli italiani afferma di avere fiducia nello Stato. Perché? Perché in Italia lo Stato è considerato proprietà dei partiti di governo e quindi alla delegittimazione storica nei confronti dello Stato si aggiunge la delegittimazione del governo o comunque l'opposizione di coloro che non stanno nella maggioranza. Di più, un'ondata, una corrente di sfiducia colpisce in generale tutte le istituzioni pubbliche, anche quelle locali, che hanno visto declinare il loro consenso, comuni, regioni, certo non sono al 10%, sono al 30, 35, 40, ma è molto meno di qualche anno fa. E anche le organizzazioni di rappresentanza, sindacato tra il 20 e il 23% di fiducia, imprenditori, Confindustria poco più, un po' più alto, le associazioni delle piccole imprese, la Chiesa è scesa dal 60 al 47-48% di fiducia tra gli italiani negli ultimi 3-4 anni. Cioè, siamo di fronte a una delegittimazione forte di tutti quei soggetti che fanno politica nel senso proprio, ma anche nel senso migliore. Per questo ho inserito anche le categorie e anche la Chiesa, cioè coloro che propongono un modello etico, propongono dei valori, propongono rappresentanza, organizzano la società. Ecco, perché tutto questo? Io evidentemente in pochi minuti non pretendo di risolvere una questione tanto rilevante, mi limito a alcune osservazioni. Vi propongo tre punti, tre cause principali a questo proposito. La prima, beh, la politica ha perso di credibilità e di significato perché chi fa politica in realtà non ha fatto molto per evitare questa deriva. Allora, 90% degli italiani pensano che non sia cambiato nulla da Tangentopoli ad oggi, cioè che ci sia lo stesso tasso di corruzione, che sia vero o no, questo pensano gli italiani. Allo stesso tempo è vero che, secondo aspetto, seconda causa, la politica ha cambiato davvero di scenario e di rapporto con la società. Un tempo
partiti, tanto vituperati partiti di massa, erano partiti di massa, stavano nella società, avevano le loro ideologie, i loro valori, le loro identità. Oggi la scena politica è stata occupata prevalentemente dai media e soprattutto dalla televisione, non solo, ma soprattutto dalla televisione. Per cui non vediamo più una politica dentro la società, dilatata nella società, vediamo una politica trasformata in immagine, dei politici trasformati in attori e una società degli elettori trasformati in pubblico. I valori sono diventati degli slogan e al posto di coloro che celebravano dei riti, piacciono o meno, noi oggi ci troviamo di fronte a coloro che invece promuovono un prodotto, esperti di marketing che vendono le politiche e i politici come prodotti. Seconda spiegazione. Il problema è che in un contesto di questo genere, la politica si è imbarbarita. E non poteva essere diversamente, perché in televisione, sui media, paga il linguaggio violento, diretto, paga scandalizzare. Ed ecco che per esserci, per essere ricordati, non si fa nulla per frenare il proprio linguaggio. Un tempo il problema dei politici è che non si capivano, parlavano tra loro. Adesso parlano peggio della gente comune, quindi diventano dei cattivi maestri anche di linguaggio. C'è poi un terzo problema. Il problema della politica è che oggi è antipolitica. È una parola usata spesso, che però ha un significato importante, rilevante dal mio punto di vista. L'antipolitica è usare la critica alla politica come politica. I politici oggi negano di essere tali. Insomma, noi siamo imprenditori, uomini della società civile, guai, noi non siamo, non facciamo politica, ma che? Guai, non fidatevi dei politici. Uno. Due, l'antipolitica è la politica che nega se stessa. Qual è la funzione della politica? Pensare al bene pubblico, pensare al bene della comunità, pensare agli altri. Questa politica si nutre di paura. E si nutre di avversione nei confronti degli altri. Genera intolleranza. Degli altri, gli stranieri certamente, i diversi certamente, ma gli altri da te, quelli che la pensano diversamente da te. In questo modo la politica nega se stessa. I giovani. In una società di questo genere non possiamo immaginare che non subiscano le conseguenze di uno scenario così deleterio, io esito a definirlo tale, e però reagiscono in che modo? Prevalentemente più che attraverso l'antipolitica, attraverso l'indifferenza, se ne stanno lontani. Però i giovani sono anche la componente della società più attivi, i più attivi, la più vivace, la più partecipe. Il 60% dei giovani in Italia partecipano, fanno attività pubblica per gli altri, anche se non la chiamano politica. Certo, i giovani sono anche politicamente più impegnati, però sono soprattutto impegnati socialmente, concretamente, nel rapporto con il territorio, nei movimenti, nella scuola, nelle parrocchie, nel volontariato, 60% che partecipano con una certa regolarità, sono la componente più vivace della società. Per cui sono i più attenti e sono anche i più sensibili a un qualsiasi progetto di cambiamento della politica e della società, e di cambiamento della politica attraverso la società e attraverso i giovani. Che fare? Io non sono un maestro. Non ho mai voluto esserlo, faccio il professore all'università e mi basta. Non sono sicuramente uno che detta la linea. Mi sento solo di dare un'indicazione. Ai giovani, i movimenti, le associazioni che hanno a cuore i giovani, hanno a cuore la società.
raccomandino di restituire alla politica il suo focus. Qual è? L'uomo, la persona, l'altro, è il prossimo, l'ho detto prima. Contro l'antipolitica c'è una sola soluzione, tornare a una politica, alla politica del prossimo, cioè che valorizza chi ho di fronte. Chi è il prossimo? È l'altro vicino a me, nei confronti dei quali, del quale io provo un sentimento, con il quale entro in sintonia. Invece oggi questo mondo, questo territorio, questa società è fatto da altri che sono stranieri, tutti quanti, nel senso che passano vicino a me e non li vedo, non li sento, con loro non comunico. La politica dovrebbe essere quell'attività attraverso la quale noi poniamo al centro del nostro progetto, della nostra attenzione, l'altro, gli altri, stranieri o no, non importa, gli altri, la comunità. La comunità come obiettivo e come luogo, anche perché con gli altri, in mezzo agli altri, avendo di fronte il prossimo, noi stiamo bene, stiamo meglio, da soli, felici non lo siamo. Allora, facciamo politica per l'altro, anzitutto per noi stessi, per essere meno soli, per stare meglio. Buon lavoro.